Esercizio Amaldi numero 13, pagina 804. Circuito con due generatori da 6 volt ciascuno di forza elettromotrice, resistenza da 1 ohm, resistenza da 2 ohm, resistenza da 10 ohm, interruttore. Prima domanda, calcola la corrente che scorre nel circuito, quindi nei generatori, prima con l'interruttore chiuso e poi con l'interruttore aperto. Intanto è chiaro che la corrente scorrerà in senso orario in entrambi i casi. Infatti i due generatori sono disposti nello stesso verso, nel senso che questo generatore spinge la corrente verso l'alto e quest'altro la spinge verso il basso. Quindi chiaramente la corrente farà questo giro qua, sia con il circuito chiuso e allora passerà tutta quanta in questo ramo, sia con il circuito aperto, allora la corrente passerà tutta quanta nella resistenza da 10 ohm. Chiaramente con l'interruttore chiuso la corrente non passerà per niente nella resistenza da 10 ohm perché qua non trova resistenza e quindi passerà tutta qui dove non trova resistenza. Cominciamo con l'interruttore chiuso. Scriviamo l'equazione del circuito dove i due generatori si comportano come se fosse un unico generatore di forza elettromotrice pari alla somma dei due, perché questi sono due generatori in serie e disposti in verso concorde. Le salite di potenziale erogate dai due generatori, quindi 12 volt, servono a compensare le cadute di tensione sulle due resistenze, che possono essere riunite in un'unica resistenza, visto che sono in serie, di valore doppio. L'incognita è la corrente, l'intensità di corrente, formula inversa, 12 volt diviso 3 ohm, 4 ampere. Nel secondo caso si aggiunge la resistenza da 10 ohm, quindi l'equazione del circuito è simile a prima, con la differenza che bisogna sommare tutte e tre le resistenze in serie e che in totale fanno 13 ohm. Di conseguenza, siccome la resistenza totale del circuito è maggiore, la corrente che chiamiamo I' sarà minore di quella di prima, cioè di I, e infatti viene 0,923 A, circa 0,92 A. È logico appunto che sia minore rispetto al valore di prima.